Buonasera dal TG6, apriamo questa edizione parlando di sanità. Dopo le polemiche e botte e risposta degli ultimi giorni, questa mattina una conferenza ufficiale al Palazzo della Regione di Pescara da parte dell'assessore alla sanità Silvio Paolucci per presentare la nuova rete sanitaria che partirà a breve. Il servizio di Paolo Renzetti. Razionalizzazione dei costi, investimento sui percorsi tempo dipendenti, garanzia della rete emergenza-urgenza, maggiore know-how ed esperienza degli operatori, migliore qualità dei servizi. E questa, secondo l'assessore alla sanità Silvio Paolucci, la ricetta della nuova programmazione sanitaria regionale, che sembra aver superato l'ostracismo di una parte della maggioranza di centrosinistra che nello scorso consiglio regionale ha votato contro. Ieri è stato firmato un nuovo accordo che dovrebbe garantire la pace e la condivisione del piano che, rispetto alla precedente programmazione, osserva Paolucci, ha mantenuto lo stesso numero di posti letto per acuti nelle quattro aziende sanitarie. Col decreto 55 abbiamo approvato il piano di riqualificazione. Nel piano di riqualificazione una parte molto importante è anche la rete ospedaliera. Col decreto 79 del 21 luglio abbiamo approvato anche la rete ospedaliera e abbiamo fatto proprio in giunta l'approvazione anche del piano di riqualificazione che avvia le procedure di uscita. Investiamo sui percorsi tempo dipendenti, garantendo la rete di emergenza urgenza ai cittadini, e investiamo sulla qualità, aumentare il know-how e l'esperienza degli operatori per dare il meglio agli abruzzesi. Come si è visto, sono aumentati di 9. Io ho sempre raccontato invece che c'era una serie di risultati invarianti, cioè gli stessi posti letto, è stato rappresentato che era una bugia e invece i dati ci danno ragione, come era giusto che fosse. Avete anche respinto le critiche del centrodestra dicendo che il governo precedente ha avuto oltre 60 mesi di tempo per fare quello che invece avete fatto voi. Non solo, e tra l'altro credo che giocano troppo sia il centrodestra che il Movimento 5 Stelle sulla demagogia e il populismo, fanno un po' gli arruffapopoli, però poi vedo che i risultati elettorali non vengono, perché a voler fare gli arruffapopoli si perdono tutte le elezioni. Un mese fa le hanno perse quasi tutte in Abruzzo. Un grande ruolo lo gestiranno ovviamente le ASL, investendo molto sugli operatori, cioè i giocatori che mette in campo. Laddove i giocatori saranno bravi, vedrete che tante persone, tanti pazienti non andranno fuori, ma addirittura arriveranno in Abruzzo. Qualcosa già sta avvenendo grazie alle nostre scelte. Restiamo sempre sul tema della sanità. All'Aquila si è riunito il comitato ristretto dei sindaci per parlare proprio del piano di riordino della rete ospedaliera. In questo caso il sindaco Cialente ha avuto parole molto dure sull'ospedale di Sulmona. Germana Dorazio. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente dice basta ai localismi sulla sanità. Chiudere il punto nascita di Sulmona è inevitabile. Questo a seguito della riunione con i sindaci nel comitato ristretto che si è occupato appunto di sanità. Riguardo le proteste per i territori contro il piano del riordino della rete ospedaliera, il sindaco Cialente, che peraltro è anche medico, parla di una visione campanilistica e datata, tanto da rendere auspicabile addirittura una modifica della legge regionale elettorale. Questa posizione del sindaco Cialente suona in netta opposizione con l'assessore regionale di Abruzzo Civico Andrea Gerosolimo, che assieme all'altro civico dell'emiciclo Mario Olivieri e Maurizio Di Nicola del Centro Democratico è stato determinante per far andare sotto la maggioranza su un ordine del giorno del centrodestra proprio contro il piano sanitario. Uno dei nodi che fa traballare la maggioranza di centrosinistra in regione è proprio la difesa a spada tratta degli ospedali cosiddetti minori, come quello di Sulmona, ma ci sono anche quello di Lanciano e Basto. Sono convinto, spiega Cialente, che chi difende i piccoli presidi vada però a curarsi nei grandi ospedali, che sono meglio attrezzati e più sicuri. Non possiamo guardare la medicina con gli stessi occhi di 40 anni fa, quando mi sono laureato io. Sarebbe come rimanere fermi alla vecchia Siemens che fabbricava all'Aquila cornette telefoniche, mentre ora usiamo gli smartphone. La riorganizzazione della rete ospedaliera e l'organizzazione, attenta, perché noi continuiamo sempre a parlare degli ospedali, che oggi sono un pezzo marginale della qualità della nostra sicurezza, sulla cosa più importante che è la nostra salute, no? Questa riorganizzazione deve essere fatta sulla base dei dati tecnici. Quando io dico i dati tecnici, sono soprattutto anche i dati tecnici della letteratura medica, di quello che oggi dice, come si interviene, qual è, come affronti i costi in base alla popolazione, l'intervento, gli esiti dell'intervento. Ora
passiamo alla cronaca. Un bimbo di 6 anni è stato investito da un furgone mentre faceva manovre in un parcheggio. È successo a Campomarino. È stato trasferito all'ospedale di Pescara dopo essere stato portato in quello più vicino di Termoli. In base alla prima ricostruzione pare che il piccolo fosse in una tenda insieme ai genitori, venditori ambulanti, che stavano allestendo una bancarella per la fiera di questa sera nel paese molisano. Il conducente del veicolo non avrebbe visto la tenda durante la manovra. I medici di Termoli hanno riscontrato al piccolo lesioni al fegato e un trauma toraco-addominale e la prognosi ancora è riservata. Continuiamo con la cronaca, questa volta ci spostiamo in provincia di Teramo. Ha seminato il panico tra i turisti e i residenti, procedendo a zigzag con l'auto tra i passanti senza rispettare stop e incroci e passando con il rosso al semaforo ben 3 volte, tutto nel pieno della passeggiata serale ieri a Martinsicuro. La folle corsa di un cittadino belga di 60 anni è stata fermata dai carabinieri, il cui intervento è stato richiesto da un maresciallo in servizio a Spoleto in Umbria e in vacanza nella costa abruzzese. Lui per primo si è frapposto fra l'auto e la gente, bloccando la corsa dell'automobilista, con il quale ha ingaggiato anche una colluttazione. Il 60enne domiciliato a Martinsicuro è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, arrestato dai carabinieri accorsi per aiutare il collega. Dopo una notte in cella di sicurezza e dopo essersi rifiutato di sottoporsi all'alcol test, il belga è comparso oggi dinanzi al giudice di Teramo per la direttissima. Ha patteggiato 8 mesi ed è tornato in libertà e ovviamente gli è stata sospesa la patente di guida. Si torna a parlare del maresciallo della Polizia Municipale di Pescara accusato di assenteismo dopo essere stato filmato proprio dalle telecamere. Questa mattina nell'interrogatorio di ieri il sottufficiale ha anche tirato in ballo i suoi superiori. Vediamo. Al comando tutti sapevano quello che facevo, andavo in borghese perché lavoravo sotto copertura. E questa la spiegazione fornita al magistrato da Pasquale Solari, il maresciallo dei vigili urbani di Pescara, finito agli arresti domiciliari a seguito dell'indagine della Guardia di Finanza di Pescara con l'accusa di truffa pluriaggravata ai danni del comune. Per le fiamme gialle l'agente della municipale, addetto al controllo del parco d'Avalos, timbrava il cartellino e poi lasciava il posto di lavoro per dedicarsi alla pesca oppure per andare al bar o giocare al videopoker. Il sottufficiale, assistito dai suoi legali nell'interrogatorio di convalida dell'arresto, ha riferito che tutti all'interno del comando sapevano del suo modus operandi, senza orari fissi, perché il suo mandato era quello di salvaguardare il parco da tossicodipendenti e spacciatori senza che questi ultimi potessero controllare orari e spostamenti. Un agente infiltrato, insomma, che per questo motivo non sottostava le normali regole in vigore per gli altri agenti della municipale. Anche se, bisogna dirlo, la tesi difensiva fatica a spiegare le uscite in barca per pescare, le passeggiate in riviera a Francavilla o le giocate nelle agenzie di scommesse al videopoker riprese dalla Guardia di Finanza. Nell'ordinanza di custodia cautelare, il GIP del Tribunale di Pescara, Luca De Ninis, punta il dito contro quella che chiama assenza di controlli e contro la complicità di colleghi e superiori. Un fatto questo che sarebbe confermato proprio dalla versione che il maresciallo ha reso al GIP, raccontando che tutti al comando sapevano dove trovarlo al momento della necessità, cioè al bar. Per il momento Pasquale Solari resta ai domiciliari, ma rischia il licenziamento. Resta da capire l'evoluzione di questa indagine, che potrebbe portare ad un vero e proprio terremoto all'interno della municipale pescarese. Ed ora una notizia: al via il processo per il rimborso forfettario fino all'80% per i risparmiatori delle 4 banche cui sono state azzerate le obbligazioni subordinate. È disponibile infatti sul sito del Fondo Interbancario il modulo per presentare la domanda. I risparmiatori che decideranno di utilizzare questa via avranno tempo fino a inizio gennaio, 6 mesi a partire dal 3 luglio. Per avanzare la richiesta il Fondo avrà 60 giorni per esaminarla e procedere alla liquidazione dell'indennizzo. Al via il dragaggio del fiume Pescara, un intervento necessario dopo i problemi di insabbiamento. Il servizio. Sindaco Alessandrini, siamo in piena estate, torna il problema del dragaggio, ci sarà un intervento a breve? In settimana abbiamo incontrato e abbiamo discusso con tutti gli interlocutori. Il provveditorato regionale alle opere pubbliche procederà di somma urgenza con lavori per 200.000 euro, un mini dragaggio che vale circa 10-15.000 metri cubi, un numero sufficiente per garantire l'agibilità del porto. Certo, poi c'è la necessità dell'approvazione del piano regolatore portuale, ma quella è un'altra partita
su cui stiamo premendo da tempo. Lavori che dovrebbero partire dunque a brevissimo? Sì, lavori a breve, qualche settimana, e naturalmente la necessità di un intervento immediato in questa stagione dell'anno. Qui fiume, mare, le problematiche restano, comune che comunque è sempre vigile. Certo, naturalmente la questione ambientale per noi è centrale. D'inverno c'è l'aria, d'estate c'è l'acqua, quello che è uguale è l'impegno a contrastare i mali che affliggono in qualche modo i nostri territori. Restiamo a Pescara perché questa mattina c'è stata l'inaugurazione di una palestra a Fontanelle, un investimento da 1 milione di euro per una dei quartieri più difficili della città. Vediamo. 1, 2 e 3. Bene. Oggi portiamo a compimento un percorso iniziato durante l'amministrazione del sindaco D'Alfonso, questa palestra in una zona sensibile della città, per cui voglio dire c'è grande soddisfazione da parte della nostra amministrazione, una palestra polifunzionale che potrà contenere una serie di attività sportive, scherma, ginnastica artistica, arti marziali, per cui una palestra fatta con tutte le nuove caratteristiche, le nuove normative, una palestra fatta di terrellotti funzionali, ognuno indipendente dall'altro, una palestra che si auto regge, perché voglio dire il riscaldamento e il raffreddamento verranno attraverso i pannelli solari e gli impianti di fotovoltaico, dotata di tutti gli standard migliori in questo momento, assolutamente funzionale, a due passi da via Caduta del Servizio, dove c'è grande sensibilità da parte di questa amministrazione e credo che interventi di questo genere siano importanti per migliorare la qualità della vita in queste zone. Pier Nicola Teodoro, il progetto di questa palestra di Fontanelle ha origini lontane e quando lei era presidente di quartiere ci fu anche una disputa per quanto riguarda i fondi da investire, ma oggi è comunque una giornata di festa. Mi sono fortemente battuto per avere questa struttura. Purtroppo nella scorsa legislatura furono tolti quasi 800.000 euro che furono portati al campo di Zanni e dei Colli per poter fare il manto sintetico, poiché l'amministrazione di allora ha ritenuto nella persona dell'assessore allo sport che era prioritario l'intervento sui due campi e non finire il completamento di questa struttura. Invece appena come siamo stati eletti con l'amministrazione Alessandrini, questo è stato un impegno che ci siamo assunti con i cittadini e abbiamo mantenuto, e dare la possibilità a tanti giovani di praticare sport e stare anche non per strada, perché qui è una zona poco asservita con poche strutture, ma dare a loro una struttura idonea dove potersi incontrare, fare sport e stare anche bene. Grande attesa a Chieti per l'avvio della settimana mozartiana, l'ormai tradizionale appuntamento con la musica classica, e allora andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti di quest'anno. Siamo con Fabio Dorazio, direttore artistico della settimana mozartiana. Vogliamo un attimo illustrare quello che vedranno i tanti turisti, oltre che i teatini, gli abruzzesi che verranno a Chieti proprio per seguire questa manifestazione. Dunque, innanzitutto io sono direttore artistico insieme a Michele Di Toro, a parte un amico, un collega, ma è giusto che sia specificato questo. Michele si è occupato della parte più prettamente jazzistica e io della parte classica, quindi per la scelta degli artisti e della tipologia di concerti. Sicuramente Ramin Barami, che è forse il più grande esecutore di Bach oggi vivente, è la punta, diciamo, di questa manifestazione, insieme ad Andrea Bacchetti, che conosciamo anche per le sue puntate televisive insieme a Chiambretti. Abbiamo naturalmente Lisa, la nostra orchestra sinfonica abruzzese, insieme a, per esempio, ad Alessandro Quarta, che è il fratello del grande violinista classico ma suona jazz. Abbiamo l'orchestra femminile del Mediterraneo che sarà presente, abbiamo le orchestre giovanili di diverse scuole civiche e private della regione, e la cosa che più ci piace è che ogni sera abbiamo sempre commistioni tra musica, letteratura, mostra pittorica, mostra scultore e quant'altro. Quali saranno i punti del centro dove sarà possibile seguire questi eventi? I punti canonici saranno naturalmente grandi eventi a Piazza San Giustino, poi abbiamo musica, diciamo, musica da camera con la presentazione di libri a Piazza Vico, il jazz sarà sempre nel suo angolo fantastico che Porta Pescara. I ragazzi, i giovani hanno la possibilità di esibirsi nelle sedra dell'antica pescheria. Abbiamo aperto un angolo nuovo che abbiamo voluto dedicare a un aspetto mozartiano molto particolare, che è la coralità. La chiesa di San Domenico al Corso ci ospita per questa cosa. Per i bambini avevamo
avevamo in mente di un angolo, come se c'è sempre stata una settimana mozartiana per i bambini, quest'anno abbiamo degli artisti di strada che li truccheranno, che giocheranno con loro e che faranno in modo che anche per loro ci sia un momento mozartiano. Ora parliamo di un altro appuntamento, questa volta a Canzano, dove dal 26 al 31 luglio torna Tacchinando, gastronomia della tradizione, passeggiate nella storia e poi mostra del ricamo, pittura e anche l'artigianato locale. Elisa Leuzzo. Dal 26 al 31 luglio torna a Canzano la grande festa del tacchino alla canzanese, giunta alla sua 10ª edizione, anche per l'edizione 2016 itinerari tematici. Sì, Canzano si apre alla cultura enogastronomica. Quest'anno il tacchino alla canzanese torna protagonista dal 26 al 31 e oltre al tacchino alla canzanese, che sarà il nostro proprio fiore all'occhiello, ci sono altre mostre e esposizioni curate anche da altre associazioni quali la Proloco, il Motoclub e il Ricamo. Per quanto riguarda il ricamo, quest'anno è un evento particolare perché corre il 30° anniversario della fondazione della scuola e quindi in questa occasione c'è una mostra dei ricami antichi e moderni. Ringrazio innanzitutto il sindaco e l'amministrazione comunale che continua a essere vicino a questo importante progetto, perché questo progetto per andare avanti ha bisogno della collaborazione di tutti, sia dei privati che delle istituzioni. In questo caso abbiamo la fortuna di averlo. Questa è vero, la manifestazione Tacchinando è sicuramente una manifestazione di degustazione culinaria, ma per noi è anche soprattutto qualcos'altro, è un contributo allo sviluppo della filiera del tacchino alla canzanese, che avrà un importante impatto sul territorio, non solo canzanese, ma quello della provincia di Teramo, con importanti ricadute a livello turistico, a livello economico e sociale. Ora andiamo a Pescara. Lo scorso sabato avrebbe dovuto svolgersi la Notte Bianca, causa maltempo è stata rimandata, arriva l'ufficializzazione. La Notte Bianca si svolgerà il 6 agosto prossimo e raddoppia perché coinvolgerà anche il centro cittadino con eventi dedicati allo shopping. Il rinvio inizialmente era prevista il 16 luglio sul lungomare, fissandola due giorni dopo per l'evento Pescara di Notte promossa dalla Confesercenti per il 4 agosto, ha infatti spinto il Comune di Pescara e la Confesercenti a unire le due manifestazioni in un unico grande evento. Abbiamo chiesto al Comune una riprogrammazione dell'appuntamento del 6 agosto, ritagliando al suo interno uno spazio comunicativo e di intrattenimento, interamente dedicato allo shopping e al centro cittadino. Lo spiega Raffaele Fava, presidente di Confesercenti, e anche il direttore Gianni Taucci. Verranno concessi benefici quali l'occupazione gratuita del suolo pubblico e la copertura degli oneri SIAE. Per ora gli eventi si concentreranno lungo la zona pedonale e Corso Vittorio Emanuele. Stiamo verificando se si potranno estendere anche ad altre zone. Sarà una sperimentazione, spiegano Fava e Taucci, convinti che l'apporto professionale dei commercianti darà un valore aggiunto alla manifestazione. La Confesercenti è l'associazione dei commercianti e si batte per eventi puliti, efficaci sul piano professionale, sostenibili nei costi, con l'unico obiettivo di far crescere il commercio urbano. E ora invece ci spostiamo a Casale in Contrada, dove tra gli appuntamenti c'è la Sagra della Marrocca. Vediamo. Noi siamo orgogliosi di questa sagra che ormai è il 24esimo anno che si svolge, tantissime novità quest'anno. Innanzitutto abbiamo tantissimi punti di cottura, 8 punti di cottura grazie ai ristoratori che con le loro pietanze variegate che vanno dalla polenta, al cinghiale, pallotte cacio e ovo, insomma tutti i piatti tipici della nostra tradizione abruzzese e contadina. E non potevano non mancare le nostre marrocche, le marrocche che noi le faremo sia lesse che arrostite, ma soprattutto qual è il connubio principale? Buon cibo, ottimo cibo e tantissimo divertimento, tantissima musica. Abbiamo tutte le nostre piazzette del centro storico con dei gruppi, quindi in ogni angolo potete trovare musica diversa, dal swing al rockabilly, alla pizzica, alla tradizionale, ma soprattutto la cosa più bella è che abbiamo 3 street band. Il nostro intento è supportare l'attività della Proloco
comunque e tutte le associazioni che stanno facendo sinceramente un buon lavoro sul nostro territorio. Speriamo che continuino nella loro autonomia. Questa è la ricetta che noi cerchiamo di portare avanti. Rispetto dei ruoli, perché la Prologo è di tutti i cittadini. Ora apriamo la pagina dello sport con il calendario della Serie A. Un inizio in salita per il Pescara, perché il primo match si disputerà il 21 agosto proprio all'Adriatico e sarà contro il Napoli dell'ex Maurizio Sarri. Vediamo. Il Pescara esordirà nel prossimo campionato di Serie A contro il Napoli dell'ex Maurizio Sarri e forse di Gonzalo Higuaín, l'uomo dei record. Questo è l'esito del sorteggio dei calendari svolto a Milano e che vede il Delfino con un inizio in salita, che più in salita non si potrebbe. La seconda forza del campionato infatti sarà di scena all'Adriatico il prossimo 21 di agosto. Sono lontani i tempi di Junior che stringe la mano a centrocampo a Maradona, ma la partita sarà di assoluto fascino, col Napoli che ha richiesto ed è stato vicino a tanti dei gioielli del Pescara dello scorso anno, senza però portare a casa nessuno. La telenovela alla Padula si è conclusa infatti con il matrimonio dell'attaccante con il Milan e per lui il primo assaggio di Serie A a San Siro contro il Torino, mentre Caprari, rimasto in riva all'Adriatico, si vestirà di nerazzurro Inter. Ma a dire la verità, l'inizio dei biancazzurri di Massimo Oddo sarà davvero molto complicato. La trasferta a Sassuolo alla seconda, prima di ospitare proprio l'Inter all'Adriatico, e la sfida alla Lazio, che si preannuncia caldissima, allo Stadio Olimpico alla quarta. Il calendario strada facendo si fa più abbordabile. C'è il Toro di Mihajlovic, la trasferta di Marassi a Genova contro il rossoblù di Juric. Poi due gare in casa da non fallire, il Chievo-Verona prima e la Sampdoria successivamente. Ma è in questa parte centrale che il Pescara dovrà dare l'accelerata importante, quando in trasferta ci sarà l'Udinese, altra squadra abbordabile. Stesso discorso per l'Atalanta all'Adriatico alla decima. All'undicesima un tuffo al cuore proprio per Gianluca Lapadula, perché al Meazza c'è Milan-Pescara, una gara particolare anche per il tecnico biancazzurro Massimo Oddo, un passato da calciatore proprio con il Diavolo. Poi biancazzurri di scena con l'Empoli in casa, prima di lanciarsi verso i 180 minuti di fuoco allo Juventus Stadium contro i campioni d'Italia del grande ex Max Allegri e poi, subito dopo, ancora all'Olimpico, stavolta contro la Roma, terza forza del torneo passato. Terminato il tour de force, biancazzurri contro una neopromossa, il Cagliari. Sprint finale col Crotone alla sedicesima, anche questo un remake della Serie B appena andata agli archivi. Prima della pausa invernale, la gara interna col Bologna e la trasferta al Barbera, prima di Natale contro il Palermo. Il nuovo anno per il Pescara si aprirà l'8 gennaio con la partita Pescara-Fiorentina, ultima avversaria, per poi iniziare il girone di ritorno che si chiuderà a Firenze il 28 maggio. Oddo ha già twittato: in campo sempre per dare il massimo e provare a vincere. Dunque il Delfino affila le armi, la salvezza è una strada lunga ed impervia, ma i biancazzurri vogliono mettercela tutta. E continuano i movimenti di mercato per il Pescara, è sfumato Lescovic, il Pescara ripensa a Jomberg. Intanto domani ci sarà la seconda attesa uscita per i biancozzurri a Palena, questa volta contro il Teramo. Vediamo. Pescara fra mercato e calcio giocato, in Casabianca Azzurra si lavora su più fronti. Per quel che concerne il mercato è definitivamente svanito l'arrivo del difensore croato Lescovic, che ha firmato con la Dinamo Zagabria. A questo punto torna più che mai forte l'interessamento per Gjomber. Il 24enne ex catanese di proprietà della Roma resta così la prima scelta, ma il Pescara segue ovviamente anche altre piste, come quella sempre calda dell'atalantino Stendardo. Per l'attaccante ci sarà da attendere, ma Osvaldo e Matri rimangono in cima alla lista dei dirigenti adriatici, che poi ovviamente sono al lavoro anche per alleggerire l'organico. Cocco al Frosinone si dovrebbe fare, ma c'è ancora da lavorare sulla parte economica. Poi Zuparic, se arriveranno infatti due centrali, il croato potrebbe anche lasciare l'Abruzzo. Diversi poi primavera aggregati alla prima squadra, che andranno a farsi le ossa nelle categorie inferiori. Ma domani si tornerà in campo per l'atteso test con il Teramo dell'ex Marco Sansovini. Dopo la goleada con il Palena, un test più che attendibile per l'11 di Massimo Oddo, che si attende ancora miglioramenti da parte dei suoi ragazzi. Osservato speciale in casa biancazzurra sarà l'attaccante albanese Ray Manai. Sì, sono contento di essere venuto a Pescara, sicuramente con un mio compagno e anche un mio paesano mi troverò molto bene. Io devo fare bene qui perché
è un'ottima squadra, tanti giovani e quindi è un bel gruppo, un gruppo che lavora tanto e quindi dobbiamo solo lavorare quest'anno e poi a fine dell'anno vedremo. Previsto al comunale del piccolo centro dell'Alto Aventino l'arrivo di numerosi tifosi biancazzurri ma anche biancorossi per 90 minuti che si preannunciano comunque interessanti. Oggi e domani a Pescara lo spettacolo del grande volley in rosa con il Volley Summer Tour. Vediamo. Sabato e domenica Pescara diventerà una delle tappe di quello che è il Summer Tour della Lega Volley. Ci saranno atleti importanti che rappresenteranno ovviamente il massimo di quello che c'è nella serie. In questo caso, perché proprio Pescara e soprattutto cosa ci sarà per tutti quanti i cittadini? Quale sarà lo spettacolo? Perché proprio Pescara? Perché Pescara, per il secondo anno consecutivo abbiamo deciso di tornare a Pescara, perché Pescara l'anno scorso aveva risposto in modo eccezionale a questo evento. Questo è un evento molto importante di pallavolo femminile, un evento della Lega Pallavolo Serie A femminile organizzato da Master Group, Lega Volley Summer Tour, è un evento che viene fatto da anni e abbiamo deciso proprio di tornare a Pescara, ma non solo di tornare a Pescara, ma di tornare a Pescara facendo anche una tappa giocata in notturna, perché sabato non giocheremo solo durante il giorno, ma per la prima volta del Summer Tour verrà giocata una tappa in notturna allo Stadio del Mare. Summer Tour non è solo pallavolo femminile di altissimo tasso tecnico, perché partecipano tutte le principali squadre della Serie A femminile, a partire dalla vincitrice della Champions League femminile, Pomi Casalmaggiore, ma è anche uno spettacolo, perché è un villaggio commerciale dove sono presenti stand dei nostri sponsor che regaleranno gadget ai presenti e ci sarà un'animazione continua della nostra radio che ci segue, che è Radio Italia, che comunque animerà le giornate dell'evento a Pescara. Il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna lunedì nell'edizione delle 14. Grazie per essere stati con noi.